Salve a tutti, questo è un tutorial un po' particolare perché in pratica devo spiegare due cose. Uno, la prima cosa è il nuovo software che sto utilizzando tuttora adesso per la registrazione di questo tutorial che è OBS Studio, che è un programma gratuito. Ed è gratuito sia per Linux, Windows e Mac. E la cosa interessante di questo programma è che può collegare direttamente la webcam, più di una webcam, e può fare anche streaming su YouTube o dirette Facebook e tante altre cose ancora. E nella descrizione di questo video vi metterò i collegamenti per arrivare al sito, scaricare programma, e dentro al sito c'è anche una buona chat IRC dove danno assistenza in maniera molto veloce. E quindi se vi è piaciuto questo video e la modalità di registrazione, provate ovunque voi siate, in qualunque sistema operativo, OBS Studio, perché funziona ed è gratuito. E se vi servono piccole informazioni o trucchetti per farlo girare, magari salvando i file che occupino meno spazio, chiedetemi, che veramente qualcosa ci sto capendo su questo bellissimo programma, posso darvi qualche consiglio. Invece, tornando al tutorial, una cosa che mi premeva spiegarvi era semplicemente VNAD sub FX modalità jack. Quando si apre VNAD sub FX modalità jack, come vedete nel pannello alza, che è questo qui, non lo trovate qui perché qua trovate solo MIDI, che sarebbe il pianoforte, e il Fluid Synth collegato. E allora dov'è il VNAD? Lo trovate nella sezione MIDI con il VNAD aperto con MIDI, MIDI out, e lo collegate a System per farlo suonare. Poi, per farlo suonare correttamente in sistema, dovete collegarlo anche su FX a System e allora sarà in grado di suonare. E un'altra cosa interessante, molto carina, è che bisogna anche per questo tutorial collegare su FX a pulse audio jack, perché praticamente OBS Studio intercetta tutto quello che passa per pulse audio jack. Come vedete, io ho collegato anche Fluid Synth, ho messo un pianoforte e in VNAD ho messo un violino. Adesso vi sentirete suonare, sentirete due suoni. Adesso voi avete sentito i due suoni perché sono stato capace di collegarli correttamente nell'audio in sub FX a pulse audio anche System, in modo che non solo si sentano normalmente, ma venga anche registrato in OBS Studio. Questo è tutto, al prossimo tutorial.